L'amor che muove il sole e l'altre stelle. Questo diceva il sommo poeta, ma cosa saremmo noi senza l'amore? Anime perse, vacue, sperdute nel mondo. Ma quando arriva questo amore, beh, non è detto che sia idilliaco, ed è qui che entra in scena la salvacuore. Dico bene? Oramai questa realtà diffusissima della capitale è un punto fermo di tutte le coppie in crisi e siamo qui oggi con uno dei suoi massimi esponenti, il dottore Valentino Castagna. Buongiorno. Buongiorno. Allora, intanto, Valentino è un nome nomen, direi, come il santo protettore degli innamorati. Sarà un caso? Io non credo. Lei che dice? No, cioè, è il nome di mio nonno. Anche il mio bisnonno si chiamava così. Faceva il calzolaio. Bene, e quindi lei è partito come uno dei pochissimi e iniziali love coach dell'azienda per poi scalare le classifiche. Ma ci dica, qual è il segreto del suo successo? Lo studio. Ogni coppia si presenta con una storia e la loro esperienza viene studiata per capire le falle da colmare. È una questione di logica. L'amore è una questione logica. Queste sono le affermazioni di Valentino Castagna. E ci dica, lei riesce ad applicare tutta questa logica, questa razionalità di cui parla anche nella vita di tutti i giorni? Come ad esempio con la sua signora, se ce l'ha. Scusate, stop. Un attimo, grazie. Che è successo? E se ricordate, avevamo detto nessuna domanda sulla vita privata del dottor Castagna. No, ma questa era solo così, per rompere il ghiaccio, mostrare un po' di umanità, oltre alla solita macchina aziendale, capito? Sì, senta, avete abbastanza materiale per la puntata, no? Io a breve ho un paio di appuntamenti per cui scappo. Comunque, grazie. Fatemi sapere se e quando va in onda. Insomma, quando. Magari registro. Agatha, mi raggiungi in macchina? Certo, dottore. Scusateci davvero. Che siamo con l'acqua alla gola, però grazie, davvero grazie. Dottore. Oh, dottore, ci troviamo sempre sul luogo del delitto, eh? Corrado, buongiorno. Era un po' che non ci vediamo. Ma che ci vediamo, sto sti formalismi, come stai? Ma, come sempre, un po' stressato e tante cose da fare. E tu? Hai trovato lavoro? No, figurati, dopo 5 anni passati a lavorare con te me ne servono almeno altri 10 di vacanza. Comunque no, sono passato un attimo in ufficio per sapere la situazione della buona uscita, però ancora niente. Non è che ci puoi parlare tu col capo? Così mi danno sti benedetti 1000 euro e me ne vado. A me, lascia stare, su. Mi raccomando, ci vediamo uno di questi giorni per prenderci una birra. Riga dritto, sennò cacciano fuori pure te. Allora, alle 15.30 ha un appuntamento da remoto con le due ragazze, Simone e Paola. Subito a seguire, un appuntamento in presenza con i coniugi De Angelis. Alle 17 ha una pausa, può anche uscire, basta che ritorni per le 18 per l'ultimo intervento. Oggi dovremmo fare anche una live sui social. Vabbè, senti, basta che si parli di lavoro e non di inciuci o di pettegolezzi. Lo so, dottore, lei ha ragione, ma sono le direttive dell'azienda. È un modo per far conoscere agli altri i nostri servizi. Abbiamo procedure per ogni genere di crisi, morte del partner, divorzi, ma qui vedo che si tratta semplicemente di un caso di gelosia ossessiva. Nel modulo non avete neanche specificato precedenti di tradimento, no? Per il momento. Sì, sì, lo so, possiamo comunque parlarne. Ecco, io vedo che qui la signorina Paola nel modulo scrive di aver accettato tranquillamente la bisessualità di Simona. Mentre Simona scrive che questa è proprio l'origine dei vostri litigi. No, ma io non sono gelosa, altrimenti avrei problemi a stare con un così bell'uomo come lei, dottore. Perché è un bell'uomo, no, Simo? Non dico che me lo sposerei, però dai, è carino.
Ma tu ti pare che ti metti a disse cose? Vabbè, ma gli ho fatto un complimento, dai, me l'hai chiesto tu. No, io non ti ho chiesto niente, tu devi imparare a portare rispetto. Paola, non parlarmi così. Come ti devo parlare, scusami? Paola, adesso io mi alzo e me ne vado. Certo, perché te fai sempre così, ti alzi e te ne vai, così mi risolvi i problemi. Vai, allora. Ecco, sì, va bene, dopo lo sfogo comunque bisogna cercare di trovare un ponte, no? Cercare un collegamento, ecco, questo è. Ecco, sì, proprio un collegamento. Cercando 20 minuti. Grazie per aver scelto il nostro servizio. Sentite Agatha per il prossimo appuntamento. Grazie mille, dottore. Lei la salvacuore, ci avete proprio salvato. La ringrazio, Monica, mi lusinga. E poi te devo dire una cosa, dottor. Tutta sta cosa delle procedure da rispettare. Ci ha attizzato. Prima ci trinciavamo i piatti addosso, mo lo stiamo a fare come due conigli. Dai, amò, davanti al dottore. Vabbè, su, andiamo. Oh, dottor, ci vediamo martedì prossimo, Sì, alle 5. Ah, dottor, può essere che fa un po' di ritardo. Agatha, cancella tutti i miei appuntamenti per martedì prossimo. Luca, buonasera. Salve. Già qui, guardi, vado un attimo in bagno e poi torno. Voi accomodatevi pure in ufficio. No, guardi, dottore, è questione di un attimo. Mi dica pure. Io e Alice abbiamo deciso di lasciarci. Abbiamo lavorato un mese insieme. Pensavo vi fosse servito. E infatti sì, abbiamo capito che non ne valeva la pena e che le cose si fanno in due. Non è un caso, infatti, che io sia qui da solo adesso. Luca, sicuro che... Sì. La ringrazio, dottore. Arrivederci. Arrivederci. Non mi è mai capitato che il mio lavoro portasse alla rottura di una coppia. Vabbè, ma non c'è solo il bianco e il nero. C'è anche il grigio. Lo dice sempre anche lei, no? Ma quelle sono frasi fatte. Lo dico per non farli scannare. Io stamattina ho un incontro con il CEO per discutere del suo andamento questo mese. Lei ha solo questa Alba Taramanni. Poi, se preferisce, può prendersi la giornata. Meglio che vada, va. Vai, fammi sapere. Sì? Salve, sono Alba Taramanni. Ho prenotato questa mattina. Oh, sì, certo. Prego, entri. Si segga. Cioè, siediti. Possiamo darci del tu. Piacere, Valentina. Allora, dimmi, come posso... Io e il mio compagno stiamo insieme da 3 anni. Abbiamo deciso di andare a convivere quest'anno. Ecco, forse... Forse è stata una decisione impulsiva, però io pensavo potessimo andare meglio, invece... Dottore, cioè Valentino, lui mi ha tradito. Come si fa a tradire qualcuno come te? Ma io l'ho visto il tradimento con i miei occhi. Alba, come ti fa sentire l'idea di stare da sola?
Grazie, dottore, grazie. Senti, Alba, l'amore non si fa mai da soli. E se ti stai chiedendo come risolvere un problema così grande, perché ci tieni e ne vale la pena combattere. E sono sicuro che anche per... Lorenzo. Lorenzo, sì. Vedrai che tutta questa fatica darà i suoi frutti. La nostra ora è passata. Magari ci rivediamo. Sì, grazie. Magari ci prendiamo un caffè. Senti, ricordati di riportare la copia del modulo in segreteria per i registri. Ci sono, se vuoi. Ma tu eri così bravo. Perché t'hanno licenziato? Infatti non m'hanno licenziato. Ne sono andato io. Voi? Ero stufo di stare lì a dire le solite quattro cazzate dell'azienda. Assurdo, dottor. Io stavo lì a guardare le coppiette a far finta di essere felici. E io ero complice di questo teatrino. Poi un giorno mi ricordo che una ragazzetta mi ha detto che era indecisa se lasciare o meno il ragazzo. Io le ho detto di farsene una ragione, di farlo se lo ritenesse opportuno. L'azienda mi ha richiamato subito e io me ne sono andato. Sì, adesso mi manca lo stipendiuccio a fine mese, ma almeno respiro un po' d'aria pulita. E mo che faccio? E che fai? Goditi l'aria pulita. Stiamo in mezzo alla strada, ma meglio di niente. Oggi ho scoperto il segreto del mio successo. Sparare cazzate. Dire agli altri quello che vogliono sentirsi dire. Ho mentito per così tanto tempo che ho imparato a farlo anche con me stesso. Dottore, io invece non posso mentirle. Ho sentito il CEO e gli ho riferito i suoi dati. Conosce lo slogan dell'azienda, no? Una coppia felice è una coppia vincente. Mi ha chiesto di dirle che probabilmente prenderanno dei provvedimenti. Grazie, Agata. Hai fatto bene a non mentirmi. Ciao Alba, sono Valentino, il dottor Castagna. Scusami se ti contatto sul tuo numero personale, normalmente l'azienda non lo consente. Comunque,
Ci tenevo a dirti che se dovessi prenotare un altro appuntamento non ci sarò io. Forse il dottor Tortora, non lo so. Ah, e poi ti volevo ringraziare, perché mi sarei vergognato di dirti le cazzate che ti vendeva l'azienda. È vero che l'amore non si fa mai da soli, ma come si fa? Se prima non si è sereni con se stessi. Quindi, Alba, te lo chiedo di nuovo per l'ultima volta. Come ti fa sentire l'idea di stare da sola?